Buongiorno. Buongiorno da Piercarlo Lava. E da Giancarlo Patrucco. Oggi incontriamo il dottor Maurizio Cremonte, responsabile dell'unità di neuropsichiatria all'ospedale infantile Cesare Arrigo dell'azienda ospedaliera di Alessandria. Dottore, lei è la persona più adatta a spiegarci questa complicata definizione di sindrome dello spettro autistico. Può definircela in maniera semplice nei suoi aspetti generali paradigmatici? Direi che il disturbo dello spettro autistico è un disturbo estremamente complesso e, essendo un disturbo dello spettro autistico, ha uno spettro di variabilità estremamente ampio, da sintomatologia molto lieve a una sintomatologia molto importante. Detto questo, direi che la triade sintomatologica più importante e peculiare del disturbo dello spettro autistico è fatto da un disturbo nell'ambito qualitativo dell'interazione sociale, cioè dalla capacità di interagire con i propri simili, nell'ambito della comunicazione e nell'ambito dell'attività e degli interessi che hanno questi bambini o questi adulti. Questi sono gli aspetti fondamentali del disturbo dello spettro autistico, cioè c'è un restringimento e un repertorio molto ristretto di interessi e di attività da parte di questi bambini, ci sono delle interazioni sociali che sono qualitativamente ridotte o a volte, diciamo, molto molto scarse, e c'è una comunicazione, specialmente verbale, ma anche non verbale, che è molto ristretta o che in alcuni casi può sembrare completamente assente. Questo è il nucleo fondamentale del disturbo dello spettro autistico. I numeri la danno in aumento, ha dei numeri anche lei, come va in Alessandria? Direi che la regione Piemonte è una delle poche regioni che ha dei dati statistici attuali da portare, diciamo, come esempio. E la provincia di Alessandria contribuisce a questi dati statistici. Nella regione Piemonte direi che la percentuale del disturbo dello spettro autistico, ed è una percentuale sicuramente per difetto, è intorno al 4 per 1000, vuol dire uno ogni 250 bambini. E questa è una percentuale molto alta. La provincia di Alessandria si situa in quest'ambito, cioè perché all'interno della regione c'è una certa variabilità, variabili tra il 2 e il 4-5 per 1000. La provincia di Alessandria si situa intorno al 4 per 1000, come è un livello alto. Questo non vuol dire che ci siano più soggetti con disturbo dello spettro autistico nella provincia di Alessandria rispetto ad altre regioni, o che ci siano più soggetti con disturbo dello spettro autistico in Piemonte rispetto ad altre regioni. Vuol dire che l'opera di sensibilizzazione portata avanti in questo quadrante e nella regione Piemonte è stata maggiore rispetto eventualmente ad altre realtà italiane. Teniamo presente che in alcuni studi internazionali si arriva a una percentuale dell'1% di disturbo dello spettro autistico, ma sono studi da prendere un pochettino con le molle, perché il campione non è sempre pulito e molto spesso si tende ad avere una, a seconda delle scale che si usano, si tende ad avere una più ampia o più ristretta validità del campione. Dicevamo, una definizione complicata, ma anche le cause sembrano complicate. Ci può dire qualcosa in proposito? Allora, dobbiamo sfatare una credenza che ormai che ha fatto molti danni e che ormai non ha più molto valore, e cioè che il disturbo dello spettro autistico dipenda da un problema di relazione dei genitori, cioè sia una colpa, tra virgolette, dei genitori. Questo non è affatto vero, perché il disturbo dello spettro autistico è un disturbo di tipo neurobiologico, cioè è un funzionamento del cervello, delle capacità associative del cervello, che è anomalo. La causa del disturbo dello spettro autistico, pur essendo il disturbo un
problema di tipo neurobiologico e quindi è una sindrome che determina un disturbo dello sviluppo del cervello e dello sviluppo della mente, quindi sono alterazioni dello sviluppo psicocognitivo e dello sviluppo emozionale, non ha una base omogenea, cioè nel senso che non esiste una causa univoca del disturbo dello spettro autistico, esistono dei fattori di natura genetica o comunque congenita su cui lavorano dei fattori ambientali anche, perché come tutti noi l'ambiente poi plasma lo sviluppo di ciascun individuo e quindi chiaramente le due cose sono tra loro interconnesse. Normalmente la causa genetica è una causa polifattoriale, perché le cause di disturbo dello spettro autistico legata a un'anomalia genetica nota sono una minoranza rispetto alla maggioranza dei disturbi dello spettro autistico che non hanno una causa genetica attualmente nota. Ugualmente gli esami strumentali che noi possiamo fare allo stato attuale della ricerca su questi soggetti non portano a definire delle alterazioni specifiche in specifiche aree del cervello. Si sa che ci sono dei disfunzionamenti, delle alterazioni che si possono dimostrare sia con la risonanza magnetica funzionale sia con gli esami elettrofisiologici sofisticati, ma questi non permettono di fare una diagnosi da sola di disturbo d'aspetto autistico. Direi che l'aspetto diagnostico è esclusivamente clinico, cioè fenomenologico. Parliamo dei rimedi. Ogni tanto esce qualche cura miracolosa e le famiglie partono per i viaggi della speranza. Lei cosa ne pensa? Con molte polemiche, perché in Italia è il paese delle polemiche, è uscita nel 2013, sono uscite le linee guida dell'Istituto Superiore della Sanità sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico. Queste linee guida, che sono estremamente corpose, individuano per ciascun trattamento che è stato provato, che è stato effettuato, la possibilità di validarlo, cioè nel senso che ci siano dei risultati accettabili o meno. E si vede che in base alla letteratura i risultati miracolosi non ce l'ha nessun trattamento. Esistono dei trattamenti che possono dare dei risultati che sono trattamenti comunque comportamentali, cioè sono stimolazioni psicomotorie, sono delle terapie di natura comportamentale che possono dare dei risultati specialmente a medio breve termine soddisfacenti e specialmente se il soggetto viene diagnosticato in epoca precoce. E questo è il nucleo della situazione. Noi in questa provincia, precoce vuol dire che noi attualmente siamo in grado di diagnosticare un disturbo dello spettro autistico prima dei 2 anni. La mia esperienza, è ormai avendo la barba bianca, direi che è un po' lunga, i primi tempi che io esercitavo, anche qui in Alessandria, ma anche in altri istituti, anche non solo italiani, normalmente la diagnosi di autismo, di disturbo dello spettro autistico, ci sono state varie definizioni per l'autismo, quindi insomma è inutile addentrarsi, avveniva, se andava bene, prima dei 6 anni, nell'epoca tra i 4 e i 6 anni. Attualmente la maggior parte delle diagnosi che riusciamo a fare nella nostra provincia, nella nostra quadrante, perché poi la nostra struttura raccoglie un po' da tutto il Piemonte, non solo dalla provincia di Alessandria, le diagnosi che vengono fatte sono quasi sempre al di sotto dei 3 anni. Questa è una cosa estremamente importante, perché permette di affrontare il problema precocemente, di cominciare con delle tecniche abilitative corrette precocemente e di ottenere dei risultati che una volta erano insperabili o insperati, cioè nel senso che di autismo, dall'aspetto autistico si può uscire, non è una diagnosi, non sto parlando di autismo classico, ma dal disturbo dello spettro autistico, che comunque ha una fenomenologia da lieve a grave, si può uscire mantenendo determinate peculiarità, ma si può uscire, ed è una percentuale che varia intorno al 25% dei casi
di soggetti che escono, che possono uscire dallo disturbo dello spettro autistico, mantenendo delle peculiarità e mantenendo anche dei disturbi che possono comunque creare delle problematiche a livello scolastico, a livello di apprendimento, a livello di comportamento. Però questa è una cosa che si è ottenuta riuscendo a fare una diagnosi precoce e un trattamento precoce. Ripeto, sui trattamenti non esistono trattamenti miracolistici, ad esclusione di pochissimi casi che sono secondari a una malattia metabolica e che sono, si contano sulle punte delle dita, il trattamento è solamente di tipo riabilitativo, cioè nel senso bisogna fornire degli strumenti di comunicazione e di apprendimento a questi soggetti lavorando nel loro mondo e non con il nostro mondo solo, e quindi esistono delle tecniche codificate che funzionano su questo problema. Il problema di fondo, grosso, è che la sanità italiana, in sofferenza da anni e attualmente quasi all'asfissia, non ha la possibilità di garantire a questi soggetti a livello di pubblico questi trattamenti. Ecco, a proposito di quanto ha appena detto, hanno citato ieri un caso in televisione di un bambino che a 8 mesi è stato diagnosticato una forma autistica e a 18 anni, oggi a 18 anni, ha scritto un libro con il computer perché non parla. Abbiamo parlato di cause e di rimedi, magari fasulli. Ora ci vuole riassumere le fasi del lavoro che svolgete qui, in neuropsichiatria infantile, da quando arriva una segnalazione di sospetto autismo? Allora, il nostro lavoro è più un lavoro diagnostico che terapeutico. Essendo una struttura ospedaliera, noi riceviamo e quindi dobbiamo dire grazie alla formazione che è stata fatta sul territorio. Cioè la cosa importante è aver formato dei pediatri attenti e degli insegnanti di scuola materna e di asilo attenti a queste problematiche. Anche il sistema di comunicazione adesso più globalizzato permette ai genitori di riconoscere nel figlio alcuni tratti e quindi di venire precocemente anche per loro richiesta visita, ma noi vediamo sempre di più che la formazione che noi facciamo regolarmente, mensilmente, non solo sull'autismo ma in generale con i pediatri di base, ha dato dei risultati ottimali, perché comunque gli invii avvengono molto precocemente, quindi questo permette di fare una diagnosi precoce. Noi siamo in grado di fare una diagnosi avendo tutti gli strumenti e potendo fare l'indagine genetica ad hoc, la testologia, quindi per codificare determinati disturbi, e tra cui il disturbo dello spettro autistico. Dopodiché arrivano le note dolenti. Noi inviamo ai vari territori di provenienza per il trattamento. Chiaramente il territorio è oberato dai trattamenti non solo dei soggetti autistici, ma di un insieme di patologie che comunque colpiscono l'infanzia e l'adolescenza. Estremamente sono complessi, costosi, importanti e devono essere assidui, cioè nel senso non possono essere una. In effetti noi abbiamo delle statistiche sempre nell'ambito della regione Piemonte che vedono che i vari servizi di neuropsichiatria infantile della regione Piemonte riescono ad assolvere in trattamenti una piccola percentuale di questi soggetti. La maggior parte di questi soggetti, pur essendo gestiti e coordinati dalle varie neuropsichiatrie infantili o dai vari servizi territoriali, deve poi utilizzare delle strutture o convenzionate o private per poter garantire dei trattamenti adeguati. Questa è una carenza cronica non solo della regione Piemonte ma in generale di tutta Italia. D'altronde è molto bello che ci siano state delle conferenze Stato-Regioni che hanno stabilito che cosa bisogna fare per i disturbi dello spettro autistico, per i disturbi psichiatrici dell'adolescenza, per un insieme di cose. La frase finale però distrugge tutto. In tutte queste delibere c'è scritto a costo zero, e non è materialmente possibile pensare di poter trattare queste patologie così impegnative senza sborsare una lira da parte senza ampliare gli operatori che devono occuparsi di queste cose, perché comunque questo presupporrebbe
dimenticare altre patologie ugualmente importanti. E quindi è un qualcosa che è molto all'italiana, cioè nel senso noi abbiamo la normativa forse più evoluta in assoluto, ancora le ultime disposizioni del Ministero, della Conferenza riguardo ai disturbi psichiatrici dello spettro autistico, credo che sia una delle normative più evolute di questo momento, ma sulla carta. Poi in soldoni non siamo in grado di garantire quello che scriviamo. Saltiamo l'ultima domanda perché ti ho già risposto. Sì, appunto, la parola di speranza lei ce l'ha dato prima quando ha dichiarato che nel 25% dei casi si può uscire dallo spettro autistico, e direi che questa era la nostra ultima domanda, la parola di speranza, ma lei ce l'ha data, per cui... Io vorrei aggiungere solo una cosa, se posso, su questo argomento. Siccome io sono particolarmente interessato, ma non sono interessato in senso autistico, sono interessato in senso sociale, vedo che spesso ci sono famiglie che dopo aver realizzato qual è il problema, dopo averlo affrontato a viso aperto, devono ripiegare perché non hanno i soldi per le cure. È capitato anche a lei di vedere queste cose? Non è capitato, capita quotidianamente. Noi tentiamo di far fare subito la domanda di invalidità e un insieme di cose in modo tale da avere un minimo di sostegno. Abbiamo dei contatti anche con strutture pubbliche private o con strutture pubbliche per poter inviare questo soggetto. Abbiamo una buona operatività di contatto con l'ASLAL in modo tale che riusciamo a garantire a questi soggetti un minimo di corrispondenza una volta diagnosticati. Poi una volta che hai fatto una diagnosi comunque devi dare una risposta, dato che noi come ospedale non possiamo darla perché siamo fondamentalmente e sempre di più limitati come tempi e alla parte diagnostica e alla cura, ma alla cura per quanto riguarda farmacologica, non tanto per prendere in carico dei soggetti, perché non... Diciamo, noi siamo in grado di fornire una diagnosi, dare delle indicazioni ai genitori, evitare per quanto possibile che vengano instradati su terapie, su trattamenti dispendiosissimi che non hanno nessun valore scientifico attualmente, diete, trattamenti particolari tipo cellule staminali, diciamo che non è nemmeno da parlarne perché quella è proprio una buttata allucinante, ma anche solo le diete non c'è nessun valore scientifico su questo fenomeno. È vero che esistono dei soggetti autistici che sono anche celiaci o che sono intolleranti a determinati alimenti, ma come succede a una parte della popolazione normale, non c'è una preponderanza di queste, ed è chiaro che questi soggetti che hanno anche un'intolleranza o comunque sono celiaci, tolto il glutine o altri fattori, è un fattore di irritabilità in meno e quindi stanno meglio, ma come tutti noi, che solo che noi possiamo dimostrarlo comunicando, questi soggetti non lo dimostrano e quindi diventa più difficile riuscire a capire determinati aspetti. Però ripeto, noi siamo il primo approccio delle famiglie e quindi dobbiamo riuscire da un lato a far comprendere la problematica alle famiglie, perché una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, per tutto quello che voleva dire in passato ma che vuole dire tuttora, è una diagnosi pesante, è uno scoglio. Noi come genitori proiettiamo nei nostri figli il nostro avvenire. Se uno ti fa una diagnosi di una patologia che comunque limita la possibilità di sviluppo di tuo figlio, questo ti fa crollare il mondo. E accettare una cosa di questo genere non vale solo per il disturbo autistico, vale per un insieme di altri disturbi gravi del bambino, non solo le patologie tumorali, un insieme di altre cose. Ma noi dobbiamo riuscire a aiutare queste persone ad entrare in una maniera positiva nella diagnosi e quindi a lavorare per far uscire, per far rientrare il loro figlio in quel 25%, che non sarà possibile. Già all'inizio si riesce a capire quelli che
potranno farcela, dopo un po' di mesi di osservazione potranno farcela, e quelli che avranno più difficoltà, perché comunque essendo uno spettro c'è anche il fattore intelligenza, capacità cognitive che aiuta o meno questi soggetti. Ad esempio, nell'ultima classificazione non esiste praticamente più, ma la cosiddetta sindrome di Asperger sono dei soggetti che hanno comunque delle capacità, hanno dei comportamenti ristretti, della comunicazione limitata, cioè molto rigida, eccetera. Però sono soggetti che hanno un'intelligenza valida e che hanno comunque degli sviluppi, delle possibilità di inserirsi attivamente nella società con delle problematiche minori. Chiaramente l'adolescenza è sempre un periodo rischioso, molto più rischioso per un soggetto con un disturbo dello spettro autistico rispetto ad un soggetto. E apriamo un altro capitolo molto grave. Questi soggetti, fino a quando hanno 17-18 anni, vengono seguiti dalla neuropsichiatria infantile. Dopo, punto di domanda, è quello che si sta affrontando a livello di coordinamento dei disturbi dello spettro autistico a livello regionale, coordinamento di cui il mio servizio, la mia divisione fa parte. Siamo in 4-5 all'interno del Piemonte. E a livello di coordinamento si è riusciti a prospettare un programma per cui questi soggetti possano essere seguiti anche nell'età adulta, perché non è che l'autismo poi finisce quando c'hai 18 anni. I soggetti autistici rimangono anche e devono trovare comunque, le famiglie e questi soggetti devono trovare comunque delle possibilità di inserimento in strutture adeguate, oppure inserimento lavorativo protetto, oppure altre modalità, centri diurni, cioè ci devono essere comunque delle possibilità di continuare a sviluppare o quantomeno mantenere quello che è stato fatto in epoca precedente, altrimenti è tutto un lavoro che poi non dà i risultati sperati. Grazie. Bene, grazie dottor Cremonte, è stato tutto molto interessante, buon lavoro e complimenti. Va bene. Certo.